Eccoci qui con il nostro amministratore di fiducia, buongiorno. Michele Rubino. Ciao, buongiorno. Michele, ben trovato. Grazie. Come stai? Grazie. Tutto bene. Allora, grazie. Partiamo con una nuova stagione. Siccome insomma, la tua rubrica era molto seguita, però diciamo che il nostro programma si spalmava su 3 ore, quindi capitava che avessimo pubblico diverso, no? Chi magari ci seguiva alle 11 non riusciva a vederci a mezzogiorno e viceversa. E quindi abbiamo deciso di riproporla anche in questa stagione, partendo un po' dalle basi, quindi dall'ABC. Sì. Chi è l'amministratore di condominio? Che cosa fa? Quando si costituisce un condominio? Quindi quando nasce? Quindi quando è necessario avere un amministratore? Iniziamo un po' a inquadrare panoramica. Il tema. Certo. Raccontaci tutto. Innanzitutto, poi grazie. Poi arriviamo alle litime, ci arriviamo nelle prossime puntate. Grazie di avermi invitato nuovamente. È un piacere essere anche per noi. Allora, niente, il condominio è una particolare forma di comunione, quindi coesistono parti comuni e parti private. Quindi nel momento in cui abbiamo dei beni in condivisione con qualcun altro, ecco che siamo in un contesto di condominio. Quindi quando nasce il condominio? Quando ci sono almeno 2 unità che condividono degli spazi in comune, che possono essere i vialetti d'ingresso, alcuni servizi e via dicendo. Quindi bastano 2 unità certamente, per costituire esatto, un condominio. Di fatto il condominio nasce senza obbligo di avere un codice fiscale, quindi essere fisicamente riconosciuto in Agenzia delle Entrate, ma per il semplice fatto che io proprietario a destra e tu proprietario a sinistra condividiamo un vialetto d'ingresso. Ma quindi scusa, ma ad esempio un cascinale dove vivono 3 famiglie diverse e l'ingresso è lo stesso può essere definito condominio? Lo è di fatto un condominio, okay. Perché appunto coesistono proprietari diversi per beni in comune. Ok. Dopo ci sono regole legate all'amministrazione, quindi fin tanto che siamo massimo 8 proprietari diversi non siamo obbligati ad avere un amministratore. Nel momento in cui diventiamo 9, allora sì. E questo lo specifico perché è il caso in cui un condominio di tante unità immobiliari i cui proprietari sono massimo 8 non hanno bisogno di amministratore. Ah. Vuol dire 20 condomini, 20 unità abitative con 4 proprietari diversi non hanno l'obbligo di amministratore, nonostante ecco. Siano 20 unità. Ah, okay. Ma sono 4 proprietari. Discriminante importante. Assolutamente sì. Io. Nel momento in cioè, cui diventiamo 9, questa rubrica e questa cosa non l'avevo preparata. Questo era un passaggio oscuro. E quindi di fatto l'amministratore diventa obbligatorio con 9 proprietari diversi. Ok, 9 proprietari. Quindi. L'amministratore è una figura mitologica, odiata, amata, non si capisce. Non risponde mai, risponde esatto. Sempre, sempre a disposizione, non si fa trovare, ma lo esatto, troviamo. Esatto, è il professionista, è la professione che tutti sanno fare, che nessuno vuole fare, chissà come mai. Esattamente, perché tutti riconoscono la difficoltà che ha il professionista di rapportarsi coi condomini e quindi coi problemi quotidiani. C'è, scusa, un massimo di condomini che un amministratore può avere? Cioè io posso amministrarne al massimo? Non c'è un numero. Esiste. Il massimo è dato dalla disponibilità di studio e dall'organizzazione interna. Ok. Chiaramente cioè, se uno più riesce a amministrare 50, meglio per lui. Assolutamente, poi meglio o peggio ne possiamo parlare, certo. Però il discorso è di gestione interna di studio, quindi il limite è quello che il professionista riesce a sostenere come modalità operativa di studio. Okay. Anche perché okay. Spesso ha anche un altro lavoro. Quindi... Sì, sì, esatto. Di solito il professionista, quando i numeri cominciano a crescere, può fare altro, difficilmente riesce a gestire. Certo. Si deve avvalere per forza di figure interne okay. Che magari svolgono un determinato compito. Okay. Però non c'è un numero limite, diciamo. No, perché invece conoscevo un geometra che aveva anche un condominio o due. Certo, da certo. Seguire. Ma io stesso sono geometra e ho iniziato la professione come geometra. Poi mi sono specializzato e ho dedicato l'attività solamente all'amministrazione perché i numeri sono cresciuti e quindi per scelta professionale ho dedicato il tempo a quello. Okay. Però ecco, dipende dallo studio, la risposta è quella. Quindi insomma abbiamo detto cosa serve per costituire sì. un condominio, che non siamo obbligati se siamo solo 8 proprietari, esatto. Ci sono però condomini con 5, 6 proprietari, 4 che decidono invece di affidarsi esatto. Con un si può? Sì, esattamente. A un amministratore di condominio. Il fatto... Perché si fa questa scelta? Certo, il fatto che non sia obbligatorio non significa che sia vietato dotarsi di un amministratore e questo... Tendenzialmente nell'ultimo periodo è stato un po' necessario per gestire quelli che sono stati gli interventi con bonus edilizi. Ecco, tanti condomini sono stati costituiti e è stato affidato l'incarico ad un professionista esterno che tirasse un po' le fila della gestione contabile di quel determinato lavoro. Poi
ci sono condomini che in 6 hanno la necessità di avere qualcuno che guidi per, al di là dei bonus, per magari motivi interni, difficoltà nel gestire i proprietari, e altri invece che ritengono opportuno andare avanti in autonomia, ed è assolutamente lecito. Tra l'altro la legge permette al condomino residente in condominio di essere lui l'amministratore del condominio, anche se i proprietari sono più di 8. È un po', a mio avviso, un baco della norma, nel senso che è assolutamente impensabile che il panettiere che ha la residenza lì possa fare anche l'amministratore. Non ne ha, almeno difficilmente ne ha le competenze, o comunque a 360 gradi per gestire la cosa. Insomma, sì, si espone anche ad eventuali conflitti, si espone a tutte le responsabilità, rischi, e ai rischi che ha la figura, certamente sì. Ecco, perché appunto, giusto per andare un po' a riassumere, che cosa fa l'amministratore di condominio? L'amministratore... Perché se qualcuno si volesse buttare nell'avventura, certo, almeno certo. Capisce... Così, non hai i prossimi 45 minuti a disposizione, però... Certo, il professionista, l'amministratore di condominio, è colui che gestisce la parte comune condominiale, e la gestione della parte implica tutta una serie di conoscenze giuridiche, sicuramente contabili, amministrative, quindi di rapporti. Sì, esattamente, la gestione contabile si articola in una rendicontazione annuale che è obbligatoria. Il codice civile, per quanto riguarda gli articoli che parlano del condominio, dà tutte le indicazioni a riguardo. E chiaramente è il responsabile di tutto ciò che viene gestito come parte comune condominiale. Le parti comuni sono dettate in fase di costituzione del condominio, o addirittura, se il condominio esiste già, citate sugli atti notarili. Quindi se io acquisto casa, nel mio atto troverò anche quelle che sono le parti in condivisione con qualcun altro, non certo. Solo le mie esclusive. La responsabilità che ne deriva è quella che dice la legge. Ho una domanda, se però... appunto 8 unità abitative con 8 proprietari diversi, sì. Non mi costituisco condominio, non devo fare nulla, cioè non devo presentare un bilancio, fare o lo non devo fare devo presentare un bilancio, cioè, perché tipo, se io chiamo una per pulire le parti comuni, lì come funziona? Sto gestendo qualcosa in maniera impropria, nel senso il bene comune condominiale è condiviso da più proprietari, la gestione di uno spazio comune, la responsabilità che ne deriva è in capo ai singoli proprietari. Quindi nel momento in cui io gestisco un bene comune con una ditta esterna che non ha un contratto d'appalto, che magari non emette fattura, eccetera, mi sto esponendo okay. Direttamente nella mia quota parte con certo. Gli altri 8 a potenziali rischi. Ok, quindi è solito, sempre meglio costituirsi condominio. Almeno la costituzione del condominio. Okay. È chiaro che questo passaggio poi implica individuare la figura che sarà il legale rappresentante, certo. E quindi l'amministratore, certo, certo. Al di là che poi possa gestire solo la ripartizione della spesa, no. Di fatto ne diventa responsabile. Hai visto che mondo, una soap opera. ma mi sa che i nostri telespettatori lo sanno, perché tanti vivono in condominio. Due cose dobbiamo fare, sì. Una, ricordare, finalmente capisco cosa dice l'amministratore, che è il libro di Michele Rubino, Guida facile per la comprensione della contabilità in condominio. Qui trovate tante domande, ma avremo modo magari di snocciolarne alcune nel corso dell'anno. Volentieri. L'altra non l'abbiamo mai fatto, ma salutiamo tutti coloro che vivono nei condomini amministrati da te. Ah sì, volentieri. I tuoi condomini. Sono più di 1500. Ci seguono, allora, se ci seguono. Guarda, tutti siamo ci sono comuni più piccoli in provincia di Cremona, quindi... E poi invitiamo i nostri telespettatori 338 60 10 112 se avete delle domande inerenti alla vita del condominio, quindi se quelli del piano di sopra in qualche modo vi danno fastidio e volete sapere se si può fare qualcosa, potete scriverci, noi sottoporremo le domande al nostro Michele Rubino. Volentieri, benissimo, volentieri. Grazie Michele, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Michele. Ci vediamo al prossimo appuntamento, adesso però ci fermiamo. Piccolo break.